Salve gente, sono Inazuma Sensei! In questo breve aggiornamento voglio informare coloro che mi seguono, o anche no, e che sono fan della serie Star vs. The Forces of Evil, Marco e Star contro le forze del male, di un aggiornamento piuttosto significativo riguardante il cartone. Forse non molti di voi conosceranno il nome di Sabrina Cotugno, principalmente quelli che frequentano forum o gruppi di appassionati si saranno soffermati sui nomi di coloro che compongono la crew di Star. Ebbene, Sabrina è una figura abbastanza importante della serie, sebbene vi si sia unita solamente a partire dalla seconda stagione. È una storyboarder che ha collaborato alla realizzazione di episodi come, tra gli altri, Friend Enemies, Bon Bon The Birthday Clown, Crystal Clear, Face the Music, Toffee di Battle of Muni, Sweet Dreams, Lava Lake Beach, Monster Bash, Butterfly Trap e Conker. Insomma, laddove c'era un risvolto importante, ha dato il suo contributo. Ma una volta dato il contesto, torniamo all'argomento principale. In un tweet del 4 maggio, che però a quanto pare sta saltando fuori solamente adesso, Sabrina ha postato questo tweet in risposta ad una conversazione che però non posterò per intero perché non è importante per inquadrare il contesto. Il tweet dice: «Rimarrò alla Disney, a lavorare intende. La produzione di Star sta finendo, quindi mi sto spostando su un nuovo show chiamato The Owl House, cioè la casa del gufo, che se non l'avete mai sentito nominare è una nuova serie della Disney creata da Dana Terrace, una storyboarder di Gravity Falls e anche una figura importante nel reboot di DuckTales, che dovrebbe avere la sua premiere nel 2019». Il resto del tweet non è molto significativo per l'argomento di cui stiamo parlando, dice di avere un progetto in corso ma che non sa quando ne inizierà la produzione. In ogni caso, ciò che abbiamo scoperto di importante da questo tweet è che a quanto pare la quarta di Star vs. The Forces of Evil è ufficiosamente l'ultima stagione. Ufficiosamente poiché in mancanza di un vero e proprio comunicato ufficiale, ma abbiamo una dichiarazione piuttosto chiara di una delle persone che si occupano della sua produzione, dunque direi che possiamo darlo per assodato. Una stagione, soprattutto se sarà composta da altrettanti episodi della seconda e della terza, è sicuramente abbastanza per chiudere soddisfacentemente i nodi di una trama, e con una chiusura pianificata su largo anticipo spero in una conclusione ben scritta. Certo, una serie come Star avrebbe forse il potenziale per andare avanti anche per più stagioni, viste tutte le possibilità che offre a livello di concept, di ambientazioni. Però dal momento in cui la serie è passata da essere una commedia di ambientazione prettamente scolastica, barra terrestre, con l'avventura della settimana, a un'opera di più ampio respiro con temi di una certa importanza e una trama che andava a delinearsi sempre più, è parso evidente che, a meno di non snaturare il tutto, cosa mai piacevole da vedere in uno show, non si poteva andare avanti a oltranza. Ora che so che non ci sarà una quinta stagione e che tutte, o più o meno, le questioni irrisolte dovranno essere concluse in questa quarta stagione, spero più che mai in un ritorno di Toffee. Magari per il mid-season finale, tipo Meteora in Monster Bash, e la cui trama si dipani fino al finale di stagione. Forza, Daron, credo in te. Fa che Toffee non sia stato solo un cattivo usa e getta. Dai! Dai! Ma con questo credo di aver concluso quanto avevo da dire per il video. Vi aspetto domani per il doppiaggio della settimana, in quanto questo è stato un in-between, un aggiornamento che ho realizzato sul momento in modo non pianificato. Non dimenticate poi che sto partecipando al contest Una voce per Cartunia, dedicato al doppiaggio amatoriale. Dunque, se mi ritenete meritevole del vostro supporto, vi invito a darmi il vostro voto selezionando il mio nome sulla pagina del concorso. Infine, non dimenticate che ho un Patreon e che donando qualsiasi cifra, dalla più irrisoria ad altre più importanti, avreste accesso a contenuti personalizzati a seconda di quale sarà la vostra donazione, che sia l'accesso a un gruppo chiuso, la visione anticipata dei miei video, registrazioni personalizzate per voi, eccetera eccetera. Detto questo, vi saluto!